amici dello Zoccolo Duro, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ci prepariamo alla partita con la Dinamo, quindi prepartita, si gioca domani, facciamo prepartita già oggi. Stasera ovviamente tiferemo il Victoria Pilsen, anche se in realtà non so se lo tiferò, nel senso che io vorrei l'Inter terza, vederla in Europa League, in modo tale che poi continui a giocare, a giocare, a giocare. Ma in realtà per me basta che perdano sempre. Detto questo, vi ricordo di registrare a Fantalab per gli ultimi, anche se avete già fatto l'asta, registratevi perché potrebbero esserci novità. Vediamo cosa succede. Nel frattempo registratevi, tanto è gratuito, trovate il link in descrizione. Detto questo, ragazzi, parliamo della partita con la Dinamo, dai, tolte le battute. Tra l'altro si gioca alle 18:45, orario che comprendo ben poco, e comprendo ancora meno perché tre italiane giochino nello stesso giorno. Cioè oggi gioca solo l'Inter e domani giocano Milan, Juve e Napoli. Perché? Perché non sono 2-2? Perché soprattutto non gioca una alle 18:45 e una alle 21, così uno se le guarda tutte le partite? Io adesso domani mi guardo il Milan e poi devo scegliere, o guardo la Juve o guardo il Napoli, e se le volevo vedere tutte non si può. Bah, cosa abbastanza strana. Allora ragazzi, discorso turnover, discorso formazione, discorso, iniziamo a guardare una partita alla volta. Loro verranno giù agguerriti, aggressivi e correranno a 2000 all'ora, quindi ci sarà da fare una partita vera, una partita tosta. Domani non si fanno prigionieri, come si suol dire. E non abbiamo tantissime alternative, se vogliamo essere sinceri, perché mancandoci le due punte, Origi e Rebic, Lazetic penso non sia manco in lista, ma non lo considero nemmeno, abbiamo un problema lì davanti. Abbiamo un problema lì davanti. Quali sono le possibili soluzioni? Cosa farà Pioli? Cosa farei io e cosa fareste voi? Scrivetemelo qua sotto. Allora, secondo me Pioli giocherà con la formazione titolare. Giocherà con Salemaker a destra invece di Messias, anche perché oggi era in conferenza stampa, quindi di solito chi fa la conferenza stampa poi gioca, no? Quindi con Salemaker a destra, De Ketelaere, Leao, Giruli davanti, Bennacer, Tonali, Calabria, Kalulu, Tomori, Teo e Maignan in porta. Probabilmente metterà, attenzione, probabilmente Pioli metterà questa formazione, che è la formazione titolare, che è la formazione, perché lui, per lui non ci sono i titolari, però questa è la formazione titolare e guarda caso giocano i titolari. Secondo me Pioli metterà questa. Io vi dico quelle che sono le alternative e se io le farei o non le farei. Allora, abbiamo due alternative se non vuoi far giocare Giroud. Se fai giocare Giroud, tieni i titolari, così come te li ho detti, e Ahmed, tanto giocano. Il turnover è una roba abbastanza italiana, come vi ho sempre detto, quindi per me sempre la formazione migliore, partita per partita, sempre la formazione migliore. In ogni caso, siccome io do priorità sempre e comunque al campionato e quindi alla partita con Napoli, le alternative per far riposare Giroud sono due alternative hai per far riposare Giroud se tu vuoi cambiare qualcosa, perché l'unico da far riposare è Giroud, perché Teo può giocare tutte le partite, ve l'ho sempre detto, lui si sa gestire. Gli altri bene o male una volta sì, una volta no hanno riposato, poi con Napoli è l'ultima, poi c'è la sosta, quindi bene o male tu li puoi far giocare tutti. Bene o male qualcuno ha riposato, quindi tutti i titolari possono giocare sia domani sia a Napoli. L'unico che sarebbe da far riposare è Giroud, anche perché se gioca Giroud e si fa male, con chi giochiamo? Col Napoli? Diventa più un problema, ok? Quindi le soluzioni sono: o metti De Ketelaere prima punta e quindi poi fai giocare Diaz, che già sarebbe un problema, però questo è, metti De Ketelaere prima punta, il resto Salemaker, Diaz, Leao e tutti gli altri titolari. Questa è la prima soluzione. Giroud te lo tieni in panchina, nel caso in cui dovesse esserci bisogno lo puoi buttare dentro nel secondo tempo. Questa è la prima soluzione. Prima
soluzione. La seconda soluzione è fondamentalmente un cambio modulo, che io non farei né una né l'altra, ve lo dico, io non farei né questa soluzione di Decathlon prima punta né la soluzione di cambio modulo. Se proprio devo scegliere, preferisco Decathlon prima punta piuttosto che cambio modulo. Adesso vi spiego il perché. Ma io farei come Pioli, cioè metto la formazione titolare, me ne frega niente, si gioca sempre con i titolari. Tanto Giroud si può rompere anche che, facendo le scale dell'ascensore, che non ha le scale ovviamente essendo un ascensore, quindi per farvi capire che tanto se le cose devono succedere succederò lo stesso, quindi tanto vale, io metto i migliori che ho, i migliori, poi Giroud è in forma, io metto la squadra migliore in campo, poi Napoli vediamo, a me le preventive mi hanno sempre fatto schifo, come i cartellini gialli a richiesta per non essere squalificati. Per me devono giocare i migliori sempre, tanto poi è il destino che decide già per noi, non vi preoccupate, c'è il destino che deciderà, non c'è problema, quindi metti la formazione migliore, quello che farei io. Se proprio devo sceglierne una, metterei Decathlon prima punta e poi eventualmente secondo tempo vediamo. Il cambio modulo cosa comporta? Il cambio modulo comporta che tu farai un 3-5-2, quindi metti Kier, Tomori, Kalulu, Calabria e Teo sulle fasce, centrocampo a 3 dove tu hai Tonali, Benasser e uno tra Pobega e Krunic, parti con Pobega, poi puoi mettere Krunic o viceversa, volendo può giocare anche Salemaker nei 3, volendo anche Diaz può giocare nei 3 volendo, e metti le due punte, una è Leao e l'altra la puoi far fare a Messias, la puoi far fare a Decathlon, la puoi far fare a Diaz. Questa è l'alternativa. Per me i cambi modulo prima che inizi la partita non vanno mai fatti, perché per fare un cambio modulo tu lo devi provare, riprovare. Cioè noi abbiamo visto rispetto al primo anno come giochiamo oggi a memoria, perché? Perché giochiamo sempre allo stesso modo, sempre con lo stesso modulo, per quello noi giochiamo a memoria. Se tu cambi il modulo non è che i giocatori diventano scarsi, ma fa la differenza, perché non hai più i movimenti a memoria, devi sempre pensare quel secondo in più e sei più lento, e in Champions non ti puoi permettere di essere più lento un secondo in più. Non è una questione di giocatori se possono o non possono fare quel ruolo, è un discorso proprio di squadra. Poi all'interno della partita, se esigenze della partita richiedono alcuni spostamenti, ok, lo fai all'interno della partita con una logica, mantenendo gli stessi principi. Ma io dall'inizio col cambio modulo non partirei mai, mai, mai. Fatemi sapere cosa fareste voi, se anche secondo voi vale la pena partire con Giroud titolare oppure no. Anzi, la mia paura, se proprio vi devo dire una mia paura, che potrebbe succedere domani, speriamo di no, è che Pioli faccia partire Giroud titolare e metta Diaz invece di Decathlon, in modo tale di tenersi Decathlon per il secondo tempo, che magari toglie Giroud e mette Decathlon. Ecco, quella è la cosa proprio che non vorrei vedere. Se c'è una cosa che non vorrei vedere è proprio Diaz-Giroud. Cioè, piuttosto mettimi Diaz Decathlon, piuttosto, che comunque preferirei di no. Ma se c'è una roba che non voglio vedere è proprio quella. Speriamo che domani non succederà. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere la vostra. Ci vediamo come sempre alla prossima. Fate i bravi, forza Milan sempre. Dai, ragazzo, dai.